medicina estetica si occupa di tutti quei trattamenti poco invasivi che servono a ripristinare l'estetica del corpo e del viso, mentre la chirurgia ha lo stesso fine, ma chiaramente presuppone dei piccoli o grandi interventi chirurgici. Nel sistema Cosmo abbiamo una medicina e una piccola chirurgia estetica che è possibile seguire tranquillamente, mentre la chirurgia più grande, chiaramente, se parliamo sempre di estetica, viene seguita presso delle cliniche private. Però bisogna dire che noi riusciamo a coprire da 360 gradi tutte le esigenze di medicina estetica che il paziente, insomma, ha come necessità. Per quanto riguarda la medicina estetica, sicuramente i filler sono la prima richiesta da parte del paziente. Parliamo di acido ialuronico, parliamo di riempimento delle labbra, zigomi. E per quanto riguarda invece la chirurgia plastica, noi abbiamo abbastanza richieste per quanto riguarda la chirurgia del naso, piuttosto che degli zigomi, e se non anche dei lifting facciali. Devo dire che ultimamente abbiamo sviluppato una innovativa tecnica per cui riusciamo a utilizzare le cellule staminali del paziente, quindi con un piccolo atto chirurgico, per ripristinare sia i volumi del viso e ridare tono a tutte quelle zone che hanno perso, insomma, nel tempo un po' di tonicità. Ecco. Le staminali vengono prelevate dal paziente, come dicevo prima, con un piccolo atto chirurgico, dal grasso del paziente, quindi noi abbiamo un kit monouso, quindi monopaziente, per cui riusciamo dal grasso del paziente a prelevare un determinato numero di cellule staminali, che poi vengono reiniettate nel paziente stesso, quindi non abbiamo materiale estraneo, materiale del paziente, quindi non si hanno problemi di rigetto di questo tipo qui, e anche da un punto di vista chirurgico possiamo dire che è veramente molto poco invasivo. Questo oggi lo utilizziamo, come dicevo in precedenza, sia per la parte estetica ma anche per alcuni problemi funzionali, per esempio per l'articolazione temporomandibolare, che è l'articolazione della mandibola. Quindi nei casi in cui i pazienti hanno quei fastidiosi sintomi tipo cefalea, dolore riferito all'orecchio, problemi alla masticazione, con le cellule staminali iniettate a livello dell'articolazione temporomandibolare riusciamo a far scomparire la sintomatologia, ma diciamo di più, riusciamo proprio a far rigenerare sia il menisco e sia la cartilagine, che sono poi le componenti principali dell'articolazione.